Quindi quando si torna, come si fa? Vado a casa, prendo le robe e arrivo. Quindi vieni tu, abbiamo deciso. E cominciamo così. Ok, poi vediamo un corso d'opera. Dai, dai, siamo organizzati. Nessun problema, nessuna ansia. No, assolutamente. Ansia zero. Non ci sto pensando troppo alla confidenza adesso. Non so cosa aspettarmi, però vediamo. Devo dirti una cosa, ma non so come dirtela, cioè non so come potresti prenderla. Perché? No. Nel senso, cosa mi devi dire? No, vabbè, cioè non penso che la prendi male, però l'anno scorso avevo prenotato una crociera con una mia amica e per il Covid poi ce l'hanno spostata e quindi dovevo andare la settimana prossima. Okay. E quindi comunque eravamo solo io e lei e non me la sono sentita comunque di dire, cioè di dire alla mia amica no, non vengo, perché comunque a parte i soldi spesi, la cosa che volevamo farlo. Si è arrabbiato, ci sei rimasto ti sta male. Ascoltando. Praticamente, quindi niente, io per una settimana non ci sono. Ma subito? Così. Della crociera non me l'aspettavo, beh, mi dispiace, però beh. Cioè, non è che ci possiamo fare molto, è così, basta. Ci sei rimasto male, no, si vede tantissimo. Mi dispiace che nel senso è una settimana che magari non ci vediamo per una settimana. Però non mi dice nulla, non no, si capisce come l'hai preso. Mi dispiace. Dai, ci sei rimasto male, non no, me l'aspettavo. È un po' sì, dai. Yeah. Ma io ero tranquilla, cioè allora non te l'ho voluto dire subito, poi ho detto appena salta fuori glielo dico. Mattia, mi sembra che l'abbia presa bene. Se la storia poi dovrà continuare, non sarà sicuramente in un mese, ma si andrà poi avanti. E quindi ci sarà modo di continuare la convivenza. Non penso sia nulla di grave. No, ma non è grave. È che mi dispiace sai, già staccarci, no? Davvero? Sì. Questa è una cosa carina. Sì, però anzi... Io mi faccio sentire. Ci mancherebbe. Non è che sparisco per una settimana. Certo, se fossi andata a fare una vacanza con un ex, magari no. No, la vacanza con l'ex, no. No, è con la mia amica, la Francesca. Secondo me Mattia è dispiaciuto di questa cosa, ma c'è un fondo anche di gelosia. Non è una cosa che mi piace in un uomo, perché sono una persona libera, cioè io vorrei basare il rapporto sulla fiducia. Cioè un minimo di gelosia va bene, ma conoscendolo mi sembra una persona molto gelosa. No, dai. Sorridi comunque. Ma io sorrido comunque, cosa c'entra? Vabbè, un po' mi... Sì, no, ho capito cosa intendi. Va bene. Hai questo sorriso, no. Tipo, non voglio dirti realmente quello che... No, no, esattamente quello che ti sto dicendo, è così, okay. No. Lo esattamente, giuri? Te lo giuro. Ok. Sì. Non ho pensieri di gelosia, ho pensieri di che mi dispiace già non vederla, cioè, nel senso, già adesso. Beh, subito così all'inizio. Beh, poi se cioè, vuoi chiedermi i dettagli così, ma è una cosa easy, pensando tutte. Cioè non è tipo quelle crociere per single, tipo. No. Ti faccio Ibiza, Mykonos. No, le crociere per single è tutto sulla nave. È tutto sulla... E certo. No, immagino che sia una cosa molto molto tranquilla. Sono anche tranquilla perché ti vedo adesso un po' più tranquilla. Cioè, prima ridevi, ho detto quella mi sembra quel perché... sorriso nervoso. No, ma che sorriso nervoso? Sì, era un sorriso nervoso. Se mi fossi offeso, incazzato per la roba, non riesco a fare il sorriso nervoso. Cioè, no. Capito? No, sto così, muto, zitto, mi viene che mi incazzo. Cioè, no. Vabbè, hai capito, l'hai studiato un attimo quello che ti ho detto. Sì, secondo ho capito me. Cosa hai detto. Sì, ho visto proprio il cervello che... Non me l'aspettavo e oddio, ho detto, sai... Potrebbe essere anche una cosa bella, nel senso che magari separarci e vedere se ci manchiamo o che potrebbe essere comunque una cosa buona, no? È anche carino che mi dispiaccia, no? Cioè, sì, no, no, ma infatti... Se ti avessi detto, ah beh, sì, vai, cioè... Ma dall'altra parte uno dice, vabbè, sai, mi sono fatto vabbè, menate per dirtelo, però, poi dopo aspetta, te ne frega dipende. Niente. Tipo io sono una persona che se tu me l'avessi detto, io ho detto, vabbè, cioè, ma non lo farei perché? Perché io sono fatta così, cioè, nel senso, ma non lo faccio... Sì, sì, no, ho capito. Anzi, cioè, mi dispiacerebbe, però ti dico, fai bene, cioè, una cosa del genere. Vabbè, a me magari non mi viene subito da dire fai bene, no. Però lo penso lo stesso, te l'ho detto, sì, è giusto no, che ci capito. Vai, no?
Ho capito. Però la prima cosa che mi viene da dire è mi dispiace. Voglio andare in crociera per vedere anche se mi mancherà. Oltre che se gli mancherò io. Pievolezze. Non ti preoccupare. Ok.